Grazie a Opera Tua torna al suo antico splendore la statua di Santa Lucia. È stato presentato a Matera il lavoro di restauro realizzato da Sofia Vacali grazie al voto online dei soci di Coop Alleanza 3.0, la più grande cooperativa di consumatori del paese che sostiene da anni la cultura e non solo. È un progetto innovativo che ha coinvolto nel 2018 oltre 25.000 persone che hanno seguito grazie al web lo stato di avanzamento dei lavori, scegliendo per ogni regione quali delle due opere candidate a restaurare. Capolavori selezionati con Fondaco Italia, società attiva nella valorizzazione dei beni culturali. Per la città dei Sassi, dopo il dipinto di Sant'Anna e Maria con il bambino in cattedrale, è stata scelta lo scorso anno l'effigie ubicata nella chiesa di Santa Lucia alle Malve, realizzata nel IX secolo per accogliere il primo insediamento monastico femminile dell'ordine benedettino. La statua potrà essere ammirata nel Museo Diocesano in attesa del completamento dei lavori di restauro del sito rupestre. Destinatari di questa operazione è la cooperativa sociale Oltre l'Arte, che tra le sue molteplici attività decennali di promozione sociale e sviluppo del territorio gestisce il circuito urbano delle chiese rupestri. C'è una perfetta comunione di intenti tra Coop Alleanza 3.0 e quello che fa sul territorio Oltre l'Arte. Sì, sicuramente i valori, l'impegno, l'attenzione alle persone sono gli aspetti che accomunano Oltre l'Arte con Coop Alleanza, che su tutto il territorio nazionale ha attenzione alle persone. Andare oltre, non solo Oltre l'Arte. Sì, Oltre l'Arte ha a cuore l'impegno non soltanto della valorizzazione dell'arte e del patrimonio culturale, ma la cura di questo patrimonio e perché questo possa continuare a essere reso fruibile anche nel tempo attraverso l'impegno e la valorizzazione delle persone. Un impegno che prosegue da oltre 10 anni e sta avendo ora ottimi risultati anche con l'attenzione sul territorio da parte, per esempio, come in questa occasione, di Coop Alleanza 3.0. E Fondazione Fondaco. Sì, sono oramai 10 anni che la cooperativa Oltre l'Arte è impegnata su questo territorio, su questi temi e adesso ha intercettato anche l'interesse e l'attenzione di altre realtà che hanno a cuore anche il nostro impegno. Noi siamo un'azienda un po' particolare perché ha una proprietà molto ampia, i nostri proprietari sono i soci e quindi le persone che facendo la spesa decidono di sottoscrivere una quota di partecipazione, non c'è un signor Coop, un imprenditore che poi investe nel territorio. Ma come azienda del territorio cerchiamo di supportare la crescita anche culturale di territori anche con grandissimi patrimoni sconosciuti o con piccole realtà che hanno bisogno di un supporto come quello che questo progetto offre. E allora la logica di Opera Tua è proprio questa, di mettere insieme la partecipazione attiva delle persone che votando scelgono quale opera per ogni regione far restaurare e la possibilità poi di dare un contributo reale, perché significa poter restituire ai territori opere come quella che presentiamo oggi o come il dipinto di Sant'Anna con bambino che l'anno precedente è stato restaurato all'interno della cattedrale di Matera. C'è grande attenzione da parte dei consumatori, solo nel 2018 sono stati oltre 25.000 a votare. È un percorso molto bello perché tra l'altro è legato alla promozione dei prodotti locali. Noi contemporaneamente raccontiamo storie di produttori che guardano al territorio. Di recente, per esempio, un produttore proprio di questa area ha iniziato a produrre le friselle a marchio Fiorfiore. Noi attraverso le vendite dei prodotti Fiorfiore finanziamo questo genere di interventi e il percorso rappresenta anche un'opportunità per loro perché così in tutto il territorio nazionale
riescono a portare le loro vendite. In più il nostro socio è parte attiva di questo, infatti i 25.000 partecipanti sono un numero molto significativo per noi, perché significa 25.000 persone che senza alcun ritorno commerciale, diciamo senza alcun incentivo, volontariamente partecipano andandosi a registrare su un sito, guardando le diverse opere, scegliendo per quale votare, quindi in qualche modo decidono di far parte in maniera attiva di un percorso. Presidente, dove non ci sono abbastanza soldi arrivano idee e progetti, come accade per Opera Tua? Sì, questo è un bellissimo progetto che accomuna 8 regioni in tutta Italia e di fatto Matera è l'unica che ha accolto 2 interventi da parte di Coop Alleanza 3.0. È un bellissimo progetto perché porta partecipazione dei soci, attraverso internet si può votare e quindi c'è un interesse, un avvicinamento ai beni culturali, e la cosa che ci teniamo anche di più, oltre al restauro ovviamente, è anche promuovere questi luoghi che sono fantastici. Il ruolo in questa operazione di Fondazione Fondaco qual è stato? Noi siamo un trade union tra pubblico e privato, cioè quando ci vengono segnalate delle opere d'arte da parte delle istituzioni, in questo caso dell'Arcidiocesi di Matera e Sina, noi cerchiamo di fare un approfondimento storico e trovare il punto di incontro e l'interesse da quello che può essere da parte dell'azienda, e da qui nasce quel mix dove c'è la possibilità di arrivare a risultati concreti nei tempi dovuti. Parlavamo del secondo intervento, Fondaco e Coop stanno mostrando grande interesse e attenzione per Matera. Beh, io sono veneziano e è una città unica al mondo, Matera lo è altrettanto, parlavamo ieri con alcune persone, questa è una città veramente incredibile, e quando è stata lanciata questa bellissima opportunità della capitale europea della cultura abbiamo detto non deve essere un'opportunità solo per Matera ma per tutto il paese. Oggi questa città incredibile ha la possibilità di rappresentare l'Italia nel mondo, non solo in Europa, e questo per noi è un vanto e un orgoglio. Don Michele, è una statua che sarà ammirata per il momento nel Museo Diocesano prima che si completino i lavori di restauro nella chiesa di Santa Lucia alle Malve. Ancora un tassello che va a impreziosire il patrimonio diocesano della città. Sì, e di per sé il patrimonio artistico della città di Matera e anche della stessa diocesi è un patrimonio di notevole entità, un patrimonio interessantissimo che custodisce specificità particolari. Ecco. Il restauro di questa statua si colloca in un progetto di ampio respiro che cerca di portare in luce i capolavori del territorio per renderli sempre più fruibili, per valorizzarli sempre di più. Insomma, è necessario che questo patrimonio artistico materiale diventi sempre più patrimonio immateriale e quindi diventi un patrimonio che attraversi, ecco, un po' tutte le varie possibilità che il mondo d'oggi ci offre per poter essere letto, compreso, valutato e soprattutto apprezzato. È la stessa filosofia che porta avanti il Museo Diocesano? Sì, è la ratio del Museo Diocesano. Il Museo Diocesano in realtà è soltanto un punto di partenza. Molti pensano che un museo è una tappa di un percorso turistico. Pensano che il museo è semplicemente un po' un grande contenitore di opere certamente di valore interessante. Sì, questo è parzialmente vero, ma il museo è un punto di partenza, è una sorta un po' di piazza del villaggio della cultura, è una sorta, per usare un'espressione di Camilleri, no? Camilleri descriveva la cultura come un profumo di pane fragrante, ecco, e attraente, ecco, nel sapore e per l'olfatto. E il museo è qualcosa del genere, ha questa funzione propulsiva, ecco, non è molti lo ritengono una realtà statica, invece è dinamico non soltanto in relazione a se stesso, ma è dinamico in relazione al progetto culturale. Per cui è di ampio respiro, ecco, la prospettiva che ci spinge. Sono molto contento, anche perché noi abbiamo molto da recuperare per Matera. Ci sono tante cose che i visitatori, i turisti possono ammirare, ma ci sono anche tante cose nascoste, a cominciare da qui dentro. Adesso chissà se un giorno o l'altro toglieremo questi pavimenti per riscoprire altre tombe, magari del 400 avanti Cristo.
E poi anche fuori di qua ci sono moltissime cose, adesso penso in modo particolare alla grande chiesa a tre navate della Vaglia, alla Grotta del Sole, a un grande patrimonio che noi abbiamo, e Santa Lucia deve aiutarci a portare alla luce tutto il nostro patrimonio e soprattutto ad avere un orgoglio che ci porti ad avere maggiore autostima e maggiore apprezzamento per le nostre cose, per il nostro grande patrimonio di cui dobbiamo fruire prima noi e poi aiutare anche tutti gli altri a poter giovarsene, ecco. Thank you.